Oggi avete presentato questo libro, La Buona Banca, la lezione di Raffaele Mattioli, definito come il più grande banchiere dopo Lorenzo il Magnifico. Perché? Questa sera è stato molto detto che si è un po' fatta la rievocazione del pensiero di Mattioli, ma io ho scritto questo libro non per fare una rievocazione storica, ma per spiegare, dati alla mano, numeri alla mano, cifre alla mano, che la lezione di Mattioli è oggi più attuale che mai. Lui diceva che la finanza deve aiutare il mercato, non sostituirsi adesso. Se voi pensate quello che hanno fatto le banche, la grande finanza, che non ha fatto altro che creare un mercato finanziario, credo che leggendolo la lezione di Mattioli oggi vada seguita. Che cosa si può fare per uscire da questa impasse? Ma non c'è detto che ci sia un impasse, ci sono banche buone e banche cattive, abbiamo sottolineato come la popolazione abbia un'opinione molto bassa delle banche in generale, ma molto positiva della propria banca, il che significa che quando c'è la relazione del cittadino con la banca c'è più stima. Secondo lei perché c'è questa sfiducia? C'è sfiducia perché alcune banche si sono comportate male con i propri clienti, con i propri azionisti, e anche perché c'è una pubblicistica molto contro le banche. Il ruolo della politica? Il ruolo della politica in questo è molto importante, bisognerebbe che la politica sottolineasse l'importanza che hanno le banche per l'economia nazionale. Ad organizzare la serata l'associazione Prisma, molto attiva sul territorio. Il Prisma è nato nel 2005 e questo mi pare che sia il 62esimo incontro, per più di 4-5 incontri all'anno non si riescono a fare, però in quest'aula per esempio è passato Mario Botta, è passato Valerio Massimo Manfredi, ecco, sono passati degli illustri personaggi. Io sono un bustocco che è venuto ad abitare a Castellanza e per Castellanza penso che sia una lisciata di unghie sul bavero della giacca, perché dico, beh, certi personaggi, ecco.